in collaborazione con... lo so, è prestissimo, ma devo andare a controllare la freschezza. Forse esagero, ma sono fissata con la freschezza. Per me è un punto d'onore. D'altra parte, noi soci Conad siamo fatti così. Per noi la freschezza è un segno d'affetto nei confronti dei clienti. È appassionato controllo quotidiano. È sensibilità. Conad, persone oltre le cose. Azienda agricola Il Cascin. Promozione e valorizzazione prodotti tipici. Vini bianchi DOP, Vermentino, Pigato, Vino Rossese DOP, Vini bianchi e rossi da tavola. Olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda agricola Il Cascin. Telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Amici di Imperia TV, buonasera, buongiorno, non so adesso se per voi sarà giorno o sera perché tante saranno le repliche. Siamo qui alla grande fiera di San Giovanni, nuovamente insieme per fare un giro con i protagonisti che vengono a vivere, chi mangiando, chi ballando, chi mangiando e ballando, chi bevendo, insomma stanno tutti insieme per questa magica festa di Imperia Oneglia che appunto è San Giovanni. Facciamo un giro. Lua, come va? Tutto bene. Anche quest'anno siamo venuti a San Giovanni, tradizione, tradizione di Oneglia. Tradizione delle vallate dell'Oneglia. Noi veniamo dal Cesio, ma San Giovanni era il punto di riferimento di tutte le feste. Si partiva e si veniva giù a Oneglia, a San Giovanni. Sta raccontando tutta la storia adesso. E quindi capisci che è una tradizione che si tramanda e noi ce la continuiamo a tramandare. Quindi veniamo volentieri a mangiare a San Giovanni. Poi tra l'altro stiamo mangiando molto bene. Questo è importante, dunque, perché per chi non fosse ancora venuto, oggi è mercoledì, dunque c'è ancora tempo, potete venire e mangiare a San Giovanni perché si mangia bene e si spende anche il giusto. Questo sì, sicuramente, però abbiamo mangiato prima lo stoccafisso che è una cosa meravigliosa, veramente buona. Adesso stiamo mangiando gli anelli, poi magari mangiamo ancora qualcosina e poi la cena sarà E non mangiano niente, Ninì, poverino. Ciao Gianni, grazie. Ciao. Beh, immancabile il saluto del nostro patron Zunino insieme a Giannina. Giannina, auguri. Grazie, grazie mille, grazie Gianni, auguri anche a te. Grazie, e noi ci facciamo gli auguri a vicenda, perché io anch'io, come tutti Gianni, almeno io sono Giovanni come primo nome, poi per tutti sono Gianni, però come primo nome Giovanni. Io invece sono Giovannina, pensa, proprio di cognome mi chiamano Giannina. Ah, vedi questo? Vedi? Hanno tolto qualcosa invece di Giovannina, chiamano Giannina. Ah, che bello. Zunino. È una grande serata, come sempre San Giovanni saranno noi e 30 anni di attività, facciamo 30 anni e quindi si può dire che per 30 anni siamo venuti a festeggiare col comitato San Giovanni. Immancabile. Dunque, immancabile, quindi... Infatti qua c'è una tavolata bellissima, possiamo vederla tutta la tavolata? Guarda, abbiamo unito due tavoli, abbiamo fatto una mega tavola, si chiama il tavolo dell'amicizia quando le tavolate si uniscono così. Dunque, sicuramente sì. Tavola dell'amicizia, poi abbiamo anche Canipa stasera e quindi siamo anche felici di averlo, c'è il presidente del comitato, siamo al completo. No, ma devo dire che Zunino, posso andare da loro perché voglio guarda, guarda la bronzatura. Allora, Canipa posso, presidente, mi scusi, ma Canipa sì. è il re del golfo anche di Anese, perché è imperio di Anese, della vita notturna. Canipa le ha viste tutte. Un giorno vogliamo fare un'enciclopedia su com'era una volta, com'è e come sarà, mi oso dire. Bisogna andare da Canipa. Come sarà. Lui sa anche come sarà, perché come stai Canipa? Sto benissimo, basta che sono con Francesco e Massa, sono già bene, poi c'è il presidente a fianco, te lì. Oh, siete abbronzati uguali. Il presidente è proprio nero perché ne ha già preso da più tempo. Lui è fresco di oggi. L'asfalto del piazzale qua, del piazzale Crespino. Anzi, consiglio di venire qua perché con l'asfalto si ci abbronza di più, senz'altro. Come vanno i ragazzi? Sono tanti. Bene, bene, i ragazzi sono fantastici, 120 che lavorano qua. Arrivano dopo l'orario di lavoro, tantissimi, anche tanti giovani, hanno gli esami, chi... vengono qua e lavorano sino a l'una, mezzanotte, così, quindi sono grandi, sono bravi, un grande applauso. E anche ai ragazzi delle carceri, perché devo dire che abbiamo 5 ragazzi che sono fantastici e ci danno una grande mano.
Bene, allora un applauso lo facciamo a tutti i volontari che qui stanno un grande affare per rendere San Giovanni una festa fantastica. Bravi. Questo è un tavolo molto speciale perché c'è una delegazione di amici che arriva, pensate, dalla Norvegia, esattamente un paese che si chiama Time. È diciamo una sorta di gemellaggio, vengono qui a San Giovanni, questa bella tavolata che salutiamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, c'è anche il sindaco. Buonasera signor sindaco, come sta? Bene, bene. Team è gemellata con Villa Faraldi perché è il paese dei norvegesi e Sergio Lanteri, che è un grande ex presidente, ha pensato bene di invitarli perché c'è il gemellaggio culinario, quindi sono amici nostri da sempre di San Giovanni, di Villa Faraldi, quindi sono il benvenuto. Ma Lanteri, eccolo qua, Lanteri, buonasera. Ma lei m'han detto dal tavolo di Zunino che lei parla anche norvegese? Sì, un po' di Badalucco, un po' di Triora. E ci piace così, e ci piace così. Allora, questi norvegesi, come facciamo una battuta con loro? Buonasera, buonasera, buonasera. Come va? Buonasera. Molto bene qua. Molto bene, risposta esatta, prima risposta esatta, molto bene. Come si mangia qui a San Giovanni? Ah, si mangia fantasticamente buono. Ma voi in Norvegia, le sagre, le feste, sono come qui in Italia o diverse? No, la Norvegia fa ma freddo, non è possibile stare come questo. Questa è una cosa a cui non avevo pensato, ovvero là fa molto freddo, dunque bisogna mangiare troppo per scaldarsi, è vero? Ma mangiamo bene anche a Norvegia. Ma loro sono intelligenti e partono dalla Norvegia e vengono nelle fiere, sì, nelle feste italiane. Sì, corretto. Come si chiama? Elen. Elen? Brit. Mi fate un saluto nella lingua norvegese? Sì. Det veldig kjekt å være her. Tusen takk for at vi får være i Imperia. E adesso Lanteri traduce. Adesso Lanteri traduce. Cosa ha detto? Che sono contenti da essere Oneglia. Esatto. Oh, pensa a prenderli in castagna invece, eh? San Giovanni senza una fisarmonica non è San Giovanni, dunque l'uomo c'è, eccolo qui. Come ti chiami? Nelu. Nelu, Nelu, Nelu. Nelu, di dove vieni? Da dove sei? Romania. Romania, perfetto, hai visto? Ci siamo. Pam. Finale. Niente, lui si ferma, va avanti a oltre. Dopo torniamo a trovarlo. Siamo con Angelo. Ciao Angelo, come va? Benissimo, contenti di essere qui, tutta la famiglia riunita, guarda che bella famiglia. Oh, ce ne vogliono della gente così, è vero? Io ho 86 anni, caro, 86? 86, senti, dico sempre qui perché sono cresciuto qui in zona, vedi? Taipei. Bravo, Angelo, ho una domanda. Dimmi. San Giovanni quest'anno può fare un miracolo alla moglie. Che cosa cambierebbe alla moglie? Dovesse fare un miracolo alla moglie, che miracolo? Sì, di andare in pensione, che non può andare in pensione. Va bene, questo è il miracolo di Angelo. In pensione, io ce l'ho sempre lì. Là, pubblicità. Pubblicità. Buonasera, un attimo, qui siamo con Highlander. Lei come va? Cosa avete mangiato di buono? Un minestrone era la fine del mondo. Il segreto della sua giovinezza? Lavorare poco. Non male questo lavorare poco e venire a San Giovanni sicuramente, questo sì. Sicuramente. Lei è la moglie? Sì, è la moglie. Ma senta un secondo, perché San Giovanni quest'anno permette di fare un miracolo però solo sulla moglie, che cosa cambierebbe? No, assolutamente niente. No, assolutamente niente. Ha sentito, signora, che bel complimento le ha fatto la moglie. Venga qua che la conosciamo anche la signora. Venga. Come si chiama, signora? Maria. Felice. Pensavo Maria Giuseppe. Felice, che bello il nome Felice. Difficile da portare, eh? È stato molto bravo perché io ho detto che San Giovanni può fare un miracolo, cambiare qualcosa nella moglie. E lui mi ha detto no, e va benissimo com'è. E per il marito? Ah, va bene così. Per mali peggiori, insomma, teniamoci quelli che abbiamo. Va bene, ragazzi, buon San Giovanni. Anche a voi, grazie. San Giovanni, tanti ragazzi giovani, anche qui c'è Davide insieme a delle belle ragazze. Come stai, Davide? Cosa avete mangiato, Davide? Tutto bene, pasta col pomodoro, patatine fritte, insomma, tutta roba senza ammazzare gli animali, tutta roba vegetariana. Come è giusto che la sagra insegni, cultura vegetariana. Oh, questo è un bel messaggio che ci piace lanciare. Loro chi sono? Amiche, fidanzate? Amiche, sconosciute, amiche di amiche.
Un mix, un mix di tutto. Fidanzate no, purtroppo. Fidanzate no. Purtroppo o per fortuna. Infatti è un bel quesito, ma San Giovanni, Musa, Uganè, questo è un quesito che potremmo chiedere un pochino. Abbiamo prima chiesto quest'anno come sarà. Com'è San Giovanni a livello di... Ma a livello di Musa io ritengo che San Giovanni ci sia parecchia Musa, parecchio matura, forse troppo matura. Diciamo che non c'è una buona via di mezzo, o troppo matura o troppo giovane. E quindi comunque l'italiano medio si deve un po' accontentare e far fronte a queste difficoltà. Lui è un mussologo, adesso dopo... Io, sì, mi intendo molto di Musa, sì. Comunque adesso andiamo a chiedere se a San Giovanni c'è della Musa. Dunque, guarda qua, guarda quanti... Ma quanto avete mangiato, ragazzi? Quanto hai speso? Quanto ho speso non lo so, ho mangiato. Che cosa avete mangiato di buono? Di tutto. C'è di tutto, cosa... Baccalà, stoccafisso, cozze, tutto quello che c'era. Un mese che non mangiavi. No, no, il problema è che ho mangiato anche stamattina, questo è il problema. Allora, tu sei là? La figlia? Sono la figlia. E la figlia, guarda che sì. Belli occhi ha la figlia. Guarda. Tu sei fidanzato? Okay, subito, io sono fidanzato, come dire. Non fare il furbo con i complimenti. Allora, tu, cozze, cosa ti è piaciuto di più? Lo stoccafisso. Lo stoccafisso, beh, sapete, qua sono... Sono bravissima a fare lo stoccafisso qui alla fine di San Giovanni, ragazzi. Bene, bene. Adesso stasera come è proseguito la serata? Sta giocando l'Italia in questo momento, però insomma ormai questa partita è ininfluente. Come la proseguite? Andate a ballare dopo? Due salti? Sì, dopo dalla parte dell'animazione ci sarà DJ Tex con la musica e io con la mia palestra lo aiuteremo a far animare la serata. Dai, facciamo pubblicità. Qual è la tua palestra? Questa qua. New Mistral. New Mistral, dunque sono sotto il tendone a ballare con DJ Tex, che salutiamo grande DJ Tex, e dunque vi aspettano dunque, tutte le sere, si fa casotto qua ragazzi. Fino alle 2. Fino alle 2, però dovete portare via tuo papà, perché sennò lui fino alle 2 si finisce anche le razioni per domani. Può darsi. Ed eccoci con un'altra tavolata che devo dire ci ha dato secco. Giulio. Ciao. Come va? Io bene, cosa hai mangiato Giulio? Qua c'è un vassoio gigantesco. Cozze e stoccafisso. Cozze e stoccafisso? Sì, esattamente. Cos'era la cosa che ti è piaciuta di più? Stoccafisso. Anche lui, siamo 2-1. Già 2-0 per lo stoccafisso qua siamo. 2-0 per lo stoccafisso, veramente. Lei è? Roberta. Roberta è la moglie, la sorella. L'amante non era la sorella di Giulio. Bene. Cosa ha mangiato lei? Ha gradito maggiormente è stato Nico, che si è abbuffato con tutto quello che vedete. Nico, quel ragazzo magro, lui? Magro, tutto? Vediamo un pochino. Nico! Come mai, Nico? Cioè, cosa fa? Dov'è che le metti queste cose? Oh? Sti cose, non te lo posso dire. Andiamo in tutto il mondo, andiamo anche in Norvegia, pensa. No, tutto quello che c'era ho mangiato. Nico, tu hai la faccia di uno che nella vita ne ha visto. In effetti sì. Ma Musa, San Giovanni, ce n'è o non ce n'è? Mangiano un po' troppo, forse. Mangiano un po' troppo. C'erano tante cozze, vedi le cozze? Va bene, sta muovendo. Non bruciano calorie. Non bruciano calorie, dunque rimangono incozzate. Lardate. Va bene, grazie ragazzi, buon appetito. Bene, avete fatto un giro qui con noi a San Giovanni. Io tra l'altro vi invito, perché dal 1 luglio per luglio-agosto a Diano Marina sul Molo del Tartarughe farò delle serate che si chiamano Balliamoci l'estate. Quando? Il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera, dalle 21:30 a mezzanotte. Dunque si continua a ballare, arriva l'estate, il titolo è azzeccato, Balliamoci l'estate. Io vi aspetto, un saluto agli amici di Imperia TV come sempre, una fantastica serata a tutti, ciao! In collaborazione con... Lo so, è prestissimo, ma devo andare a controllare la freschezza. Forse esagero, ma sono fissata con la freschezza. Per me è un punto d'onore. D'altra parte, noi soci Conad siamo fatti così. Per noi la freschezza è un segno d'affetto nei confronti dei clienti. È appassionato controllo quotidiano. È sensibilità. Conad, persone oltre le cose. Azienda agricola Il Cascin, promozione e valorizzazione prodotti tipici, vini bianchi DOP, vermentino, pigato, vino rossese DOP, vini bianchi e rossi da tavola, olio extravergine di olive taggiasche in salamoia. Azienda agricola Il Cascin, telefono 0183 65 26 64 75 30 83.